Signore, signori, buon inizio di settimana da Sandro Salidu, da Radio Discussione, con Parola Mia, l'arte a 360 gradi. Quest'oggi il grande artista che inaugura questa nuova settimana di trasmissioni è lui, Giovanni Cardone. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica delle palme a te. E tutti quanti. Allora, è trascorsa, perché noi abbiamo trascorso questa bellissima Domenica delle Palme, speriamo che l'abbiamo trascorsa nel miglior modo possibile. Parliamo di Antonello da Messina. Antonello, una figura preminente dell'arte, va discussa perché una pietra miliare dell'arte siciliana. Ed eccoci ancora una volta a parlare, e quindi dell'Annunciazione, di Antonello da Messina. Quindi nessun artista, e neppure Leonardo, e tanto più con un soggetto sacro, era stato in grado di rappresentare la femminilità tra sensualità e turbamento come Antonello da Messina. In questa ragazza di forte carattere, quindi, e infinita dolcezza, Antonello ricerca la più alta sintesi formale in ogni sua opera, ma in questa va oltre. Intende innanzitutto che il momento decisivo dell'Annunciazione sia una questione individuale e interiore, e in prima istanza quindi si sbarazza dell'angelo inevitabile in tutte le rappresentazioni dell'Annunciazione. L'angelo irrompe, ma più spesso è ricevuto come un ospite atteso da una Madonna, quindi preparata in uno spazio aulico e solenne che è una sempre ideale casa di Dio. La Madonna di Antonello da Messina sta a casa sua, ha il pudore di non farci e quindi vedere, non è il suo letto, come la sua stanza in cui l'angelo entra, perché l'angelo entra in uno spazio, diciamo così, fisico, bensì in uno spazio interiore. Non c'è bisogno di dipingerlo, è dentro di lei. Anzi, Antonello da Messina racconta l'immagine davanti a lei, dove siamo noi, dove lui e dove la dipinge, e questo è fondamentale. L'angelo si avvicina quindi al di qua del quadro e la Madonna lo fa intendere, muove infatti la mano destra in avanti e la fa vibrare nell'aria per farci sentire lo spazio che li separa, quasi dicendo: un attimo, ti ascolto. L'immagine della Madonna, evidentemente senza tempo, nella sua ferma e incontrovertibile bellezza. E quindi ecco che ci troviamo nella bella visione spirituale, quindi di un'immagine sacra, dove ella cerca di trasmettere a noi questa sacralità dell'evento. Questo è fondamentale in Antonello da Messina, quest'opera, un'opera che non ha tempo, quindi che ripercorre quindi quello che tra virgolette sono le semplici orme gotiche, 1470-75, è l'unico elemento che, diciamo così, cerca di capire bene.
bene il percorso dell'opera. L'opera, al suo tempo, ha una realtà indiziaria, quindi questo per capire, ma non cambia, anzi, la sostanza di quella sospensione, di quel momento, di quella concentrazione dopo la sorpresa che la donna esprime con il suo sguardo intenso rivolto verso il suo. Come cuore segreto, la sua interiorità, la sua spiritualità che ella vive. Antonello da Messina, autore grande, che percorre attraverso l'Annunciazione quello che non ha percorsi grandi del tempo, Leonardo da Vinci. La Madonna di Antonello da Messina riflette e chiama a scegliere, quindi, e a decidere, questo è importante, a decidere se lei deve divenire l'ancella di Dio. Ella diviene l'ancella di Dio. Questa è la grandezza pittorica di Antonello da Messina. Questa donna sola, concentrata nel pensiero più alto, e quindi è la madre di Dio, perché ella si assume il ruolo della madre di Dio. Quindi ecco che ascolta quello che gli viene detto dall'angelo, anzi lei lo vede, noi lo immaginiamo guardandola. Questo è Antonello da Messina. Grazie. Grazie a te, Giovanni. Buona domenica delle Palme, anche se in ritardo, e buona Pasqua per te e naturalmente per i tuoi cari. Signore e signori, io ne approfitto, chiudo il programma dandovi appuntamento a domattina. Bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo. Bye bye.